al nostro logo politico. Quindi questa sinergia era dovuta anche per gli stessi valori che sposiamo entrambi, rispettivamente come movimento e come partito, e anche perché a noi piace sempre prendere le eccellenze dei programmi, sposarli in parte o in toto e portarli avanti insieme a quelle che sono le nostre ideologie. Non ci chiudiamo mai dinanzi a nessuno per il semplice motivo che quello che conta per noi è il valore dell'uomo, il valore umano singolo, quindi il nostro diktat è quello appunto di portare innanzi a tutto il valore stesso dell'uomo. In questo i candidati, il programma partitico del Movimento Vox ha sposato perfettamente quelli che erano i nostri valori, per non essere ripetitivo, ma lo sono, e siamo qui nella maniera del tutto indipendente per appoggiare questo splendido programma che si avvicina, che quantomeno si dovrebbe avvicinare a tutti quanti le persone che abitano la regione Marche. Grazie Pino, ringrazio tutti i candidati del Movimento Valori Umano che sono presenti anche in sala e che ci hanno aiutato fino ad oggi. Grazie a Grazie. voi tutti. Bene, io direi che le cinque circoscrizioni sono tutte presenti e ci sono anche i capolista che sono ad Ancona, Rosella Sbarbati, magari se ti alzi così ti vedono anche i giornalisti, eccola qua, lei è la capolista di Ancona. A Pesaro il capolista sarò io in circoscrizione, ad Ascoli Piceno è il dottor Domenico Mastrangelo che non è in sala, ma c'è Maria Rosa Ferritto che rappresenta la circoscrizione di Ascoli Piceno. La circoscrizione di Macerata è rappresentata da Alessandro Lippo che avete sentito parlare prima e la circoscrizione di Fermo è rappresentata da capolista Stefania Acquaticci. Bene, siamo molto orgogliosi di essere riusciti a coprire tutte e cinque le circoscrizioni, abbiamo volato e io vi lascio la parola ai giornalisti se hanno qualcos'altro da chiederci o qualche osservazione, non so come volete.